Ultima edizione di Stadionisti Studio Marco Gullà. Il Palermo adesso non si ferma più e rosanero va il derby con il Trapani. Soprattutto va un'altra vittoria che certifica il decollo definitivo. Un 3-0 netto che non ammette discussioni. Un derby vinto con orgoglio, con grinta, con la qualità che pian piano viene fuori. Di Lafferty, Barreto e Belotti, le firme di una vittoria che proietta il Palermo verso l'altissima classifica. Una vittoria bella, conquistata con il cuore di una squadra che ha davvero adesso tutte le carte in regola per tornare a sognare. Parlano i protagonisti, sentiamo il tecnico rossanero Beppe Iachini. Un bel derby, una grande cornice di pubblico e siamo contenti per i nostri tifosi perché abbiamo regalato un'ottima prestazione, attenta, concentrata, la squadra è stata sempre viva e ha interpretato bene la gara, perché queste partite non sono per nulla facili. In casa ovviamente le squadre vengono qui, si chiudono bene gli spazi e ripartono in grande velocità. Questo era un po' l'obiettivo anche del Trapani. Ha spaccato la partita, man of the match, Andrea Belotti. Sicuramente non è che è solo merito mio, ma merito di tutta la squadra, perché oggi ci siamo comportati bene. Io ho avuto la fortuna di trovarmi lì in quelle due occasioni, ho fatto gli assist e l'ultimo ho fatto gol, ma sicuramente merito non è mio, ma di tutta la squadra. Ancora una buona prestazione, promosso Eros Pisano. Abbiamo iniziato a fare un filotto di partite positive dove abbiamo raccolto tanti punti, quindi ha innalzato il morale, soprattutto anche l'autostima di alcuni giocatori e soprattutto l'autostima di gruppo e di squadra, che ora vai a giocare comunque partite dove sai magari di essere forte, perché comunque arrivi da risultati positivi. Il Palermo rischia di presentarsi sabato prossimo a Reggio Calabria contro la Regina con un reparto offensivo decimato da infortuni e nazionali. Assenti Andrea Belotti e Abel Hernandez, lo staff di Beppe Iachini dovrà valutare anche le condizioni di Paolo Dybala, uscito anzitempo nel derby col Trapani per un problema al bacino. Salterà la sfida con la Regina anche lo squalificato Pisano. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.